Sempre se fai satira è però sembri molto arrabbiata. Sì. Dice, allora non è satira, perché la satira non può essere arrabbiata, ma innanzitutto, ma chi te l'ha detto? E se permetti, che cosa ne sai tu della satira che hai visto soltanto Canale 5 e col decoder per giunta che si rompe ogni 3 mesi? Coglione! Ma poi che cos'è questa storia che non ci si deve arrabbiare? Che cos'è questa storia? Questa è un'altra novità della propaganda più recente. Non ci si deve arrabbiare. Ma dove sta scritto il minimo essere arrabbiati? Non essere arrabbiati è squalificante in una situazione come questa. Dice, ma se ti arrabbi che cosa concludi? Perché se dico che è uno scampo inoffensivo per le donne, che la Carfagna sia ministro delle pari opportunità, che cosa ho concluso? Già questa questione delle pari opportunità è una questione che viene fraintesa da tempo, perché già quando era ministro la Prestigiacomo, essa fece pubblicare con i soldi nostri, detti anche pubblici, deve essere questo l'equivoco, 3 volumi